E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Passioncraft. Se vedete che questo è un mondo diverso dal primo episodio, avete ragione, ci vedete bene. Allora, le spiegazioni sono: 1. Ho perso il mondo, non lo trovo più. 2. Non mi piaceva anche quel mondo, quindi se l'ho perso meglio. Va bene. Se sentite l'audio della mia voce male, che continua tipo a traballare, è il mio tablet che registra male la voce, capito? Quindi non sono io, niente. Non sono io che faccio così. Se la registra male, scusatemi, però non posso farci niente io. O cambio tablet o nulla. Vabbè. Adesso ci prendiamo proprio della legna, molta legna, per farci i primi materiali. Delle asce, delle bicozze, delle spade. Anche la crafting table, altrimenti non ci possiamo far nulla. L'abbiamo già craftata anche. Anche prendiamo del legno per costruire tipo una mini base. Non la casa iniziale. La casa iniziale non la faremo neanche nel prossimo episodio, ragazzi. La faremo molto 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 più avanti, la casa. Prima dobbiamo arricchirci di molte risorse per fare una casa definitiva. E anche di sicuro quella casa non sarà la casa definitiva, perché a me non piace stare fermo, perché se la perdo dopo mi arrabbio, quindi non la faremo bellissima, bellissima. Ovviamente lasceremo in giro per il mondo delle case, perché a me piace andare in giro. Se mi perdo la casa dopo mi arrabbio, perché c'è tutti i mali. Da dove è spawnato sto qua? What? Da dove è spawnato? Boh, raga, aiuto, sto morendo. Ok. No, vai, a caso, va bene. Comunque io intanto uso l'ascia per picchiare, perché fa anche più danno della spada di legno, quindi uso l'ascia ed è anche più veloce. Allora, cerchiamo proprio una caverna tipo dove metterci, una mini caverna, se la troviamo. E prendiamo anche magari i primi materiali, carbone, e ferro, ma è strano, non l'ho mai vista così regolare. Non l'ho mai vista così regolare una caverna, in vita mia, zero, zero, giuro. Ok, allora craftiamo altra roba come una bicozza, perché ci serve, e anche la spada, altrimenti serve un mob, siamo morti. Guardiamo un attimo quanto è grande, quanto legno serve. Okay. Vabbè, allora incominciamo a scavare, io direi qui, sì, incominciamo a scavare qua e prendiamo anche alcune risorse come la pietra per aumentarci di livello, alcune cose. Proprio alcune le minime indispensabili, ok, tipo la spada di pietra e la picozza di pietra. Ok, ci serve un bastone. Ok, craftata. Ok, andiamo subito giù. Ragazzi, noi ci vediamo dopo quando trovo qualcosa. E noi ci vediamo dopo quando ho finito. Ciao ciao. Ragazzi, ho trovato il ferro, perfetto il ferro. Cioè, oh bene, ce n'è anche altro. Così potremmo farci la spada, il piccone, magari un pezzettino dell'armatura se ne troviamo abbastanza. Lo prendiamo, altrimenti cosa lo lasciamo lì a caso? Cioè, vabbè, lasciamo stare. E momenti miei di confusione proprio totali. Ritorniamo su, proprio li mettiamo a cuocere. È vero, non ho trovato purtroppo il carbone. Ho scavato un bel po', ma non ho trovato il carbone. Vabbè, usiamo legno e niente. Però prima la fornace ci craftiamo. Ecco, prima la fornace e delle anche porte, delle porte. Così cominciamo subito a chiudere la nostra casa. Allora, prima sì, cominciamo a chiudere la casa, dopo facciamo cuocerla. Allora, direi di incominciare da lì sopra, mettere questi blocchi qua fino a qui, anche qui ovviamente, altrimenti ci entrano i mob. E lasciare uno spazio magari qua di uno, qua ovviamente ad allargare il pavimento. Ok, e magari l'entrata, non so se mettere due porte o una, mettiamone una, sì dai. Mettiamone una. Non l'ho craftato, ovviamente, sono un genio. E già, scusatemi ragazzi. Prendiamo le tre porte, anche la fornace, perfetto. La crafto già adesso, andiamo all'esterno. Lì, se riesco a entrare. Perfetto.
porte per te. Le altre due porte cosa le usiamo? Aspettate ragazzi, perché altrimenti se chiudo qua non c'è più luce. Quindi proviamo a mettere tipo qua così, una porta qui, una porta qui e dei blocchetti, dei perfetti blocchetti qua. No ragazzi, è bello, è una bella idea. Così di notte è un po' scomodo. Sì, perché se cade dentro un mob siamo morti, se voglio meno. Magari un clip. Speriamo di no. Fa niente. Fa niente. L'importante è... vabbè, se non mi shifto. Ok. Ok. Mettiamo a cuocere questi 7 lingotti. Ok. Facciamo gli lingotti. Perfetto. Ora torno in miniera. Quando trovo qualcosa ve lo dico. Ci vediamo dopo. Ciao ciao. Ragazzi, ho scavato un bel po' e devo dire non ho trovato nulla. Ho scavato molto e non ho trovato zero, nulla. Neanche il carbone, niente di carbone. Vabbè, vabbè, fa niente. Torniamo su, mettiamo a cuocere. Sì, ho trovato un pochino di ferro, però torniamo su, lo mettiamo. What the fuck? Oh mio Dio! Ma che cacchio? Quanti cuori ho? Mi ha tolto, ma non ha fatto tanto danno. Vabbè, mettiamo subito qui un attimo. Mettiamo subito qua, ok. E mettiamo a cuocere quei 7 altri lingotti. Quei 7 ho trovato. Ok, perfetto. Così potremmo farci la roba. Ma che cacchio? Oh mio Dio, no, muori. Oh tu amico. Oh vai a quel paese. Muori. Io cerco di chiudere, ragazzi. Un attimo, ma che cacchio? Un attimo. Ma muori, bravo tizio, bravo. Oh che bello. Ma che cacchio? Chi ha rotto la porta? Chi ha rotto la porta qua? Boh, mistero, non lo so. Non si sa, si scoprirà in futuro chi è stato il colpevole. Comunque, prendiamo questi 3 di ferro. Dov'è la craft? Non c'ho più la craft table. Boh. Ma quel creeper poi non ha fatto tanto danno prima. Ce la ricraftiamo intanto. Quel creeper non ha fatto per niente tanto danno. Ne ha fatto pochissimo. È esploso, ha fatto pochissimo danno. Boh, strano, strano, strano. Comunque, facciamoci la spada. No, non la spada, è il corsaletto, giusto? Ce l'abbiamo già la spada, che genio che sono. Ok, col corsaletto. E... eh sì, adesso... eh già, ragazzi, è veramente buio. Non so neanche se è giorno, ma se è notte o altro. Boh, si è spenta anche la fornace, siamo messi bene. Prendiamo questo. Mettiamo dentro qualcosa per farla... no, 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 madonna, non devo mettere dentro la spada. No, e ciao, la spada chi la butta dentro? Un genio la butta dentro. Non io. Facciamo anche un acciarino che ne possiamo già fare due. Fa niente. Così ci prepariamo già per il Nether. Yeah. Così siamo pronti per il Nether. Già con l'acciarino gli manca solo l'ossidiana. Fa niente. Ci vediamo quando è giorno. Rieccoci, ora è giorno. Rieccoci ragazzi, ora è giorno. Siamo usciti subito dalla base. What? Oh madonna, ma è vero, ho messo in difficoltà massima. Oh, non ci sono i trucchi. Oh mio Dio, ma... oh, oh, finalmente. Sì, ci ha dato pure gli stivali, ecco. Che bello, ce l'ha dati pure quelli. Poi, è vero, quando non stavo registrando dentro la caverna mi sono venuti 3 zombie. Uno con la pala, uno normale e uno con l'armatura d'oro. Avevo pochi cuori, sono riuscito a ucciderli. Allora, oh, c'è il carbone, che bello, che bello. Lo prendiamo subito, se riusciamo, ma non riusciamo. Va bene, riproviamo, vabbè, scaviamo qua che è meglio. Prendiamo, di sicuro ce ne sarà tanto, speriamo che ce ne sia tanto, dai. Non c'è nulla, che... ragazzi, ma dai. Ma dai, ma che sfortuna, ma... madonna. Va bene, vi direte, entriamo là in quella caverna. Proviamo a entrarci un attimo, facciamo una scaletta con le fornaci, no, una scaletta con i ciottoli, ecco come si chiamano, mi sto dimenticando tutto oggi. Facciamo una scaletta con i ciottoli, madonna non riesco a dirlo. Intanto saliamo un attimo che, ok, dovrebbe essere qui vicino. Saliamo.
Ok, dov'è? Ah, è lì, bene, perfetto. Se riesco. Ok, perfetto, perfettissimo. Vabbè, non c'era nulla, praticamente non c'era nulla. Fantastico. Chi ha rotto l'albero qua? Io no, perché non ci sono mai passato di qua, fa niente. Magari è così l'albero, non lo so. Guardiamo anche un po' in questa caverna, che mi sembra molto bella questa caverna. Ah, c'è anche il carbone, perfetto. Se c'è anche il carbone. Ah no, c'è anche uno spawner, c'è anche uno, via via, aiuto. No, però io lo uccido. Buono. Proviamo a entrare e distruggere lo spawner. Vabbè, se spawnano, aiuto. Basta che non spawnino quelli con l'armatura e poi va bene. A me va bene tutto, cioè. Spawnate tranquilli, fate con comodo. No problem. Però dai, c'è, per fortuna. Oro, mele d'oro. Che bello, quanta bella roba. Che bello. Ma ci starà nell'inventario? Ci sta. Boh, ce n'è anche un altro qua. Ok, un'altra mela d'oro. Vabbè, le altre cose non è che siano molto belle. Non sono molto utili le altre. Vabbè, perché l'oro non resiste niente. Vabbè, fa niente. Prendiamo anche queste canne da zucchero. Queste canne. Non quelle che capite voi, le canne da zucchero. Uccidiamo questa pecora, che così magari riusciamo a farci il letto. Ce ne manca ancora una, ovviamente, però fa niente. Ti ha dato pure il cibo, che bello. Vabbè ragazzi, io veramente penso di finire qui per ora. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. E nel prossimo video o esploreremo, faremo altre cose, non lo so. Comunque non faremo la casa. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.